Presidente, dai cancelli del porto dove la protesta era iniziata, la Torre del Lloyd rientra in plancia, diciamo così. Sì, sì, dai, rientriamo in plancia, dai, c'è tanto da fare. Chi c'è stato in questi giorni è stato bravissimo. Oggi Mario, lo dico subito, non c'è, non pensate che non c'è per chissà qual era, è fuori per ragioni di lavoro, quindi dai, siamo tutti qua. E ci sono robe grosse che stanno succedendo e che arriveranno e su cui dobbiamo lavorare, perché c'è tanto, tanto da fare, come al solito c'è tanto da fare. Un mese di emozioni che credo non potrà mai dimenticare, da quelle brutte a quelle belle. Sì, da quelle brutte a quelle belle, sì, è stato un crescendo, ma devo dire che sono state tante quelle belle alla fine, perché quelle belle sono state tante, incredibili, meravigliose, per cui si sta anche sotto l'acqua senza problemi, perché tanto è tutto bene, per cui può anche venire giù la grandine a sto punto, che chi se ne frega. Inevitabile poi il riferimento alla scadenza di mandato a novembre e, salvo sorprese, al bis alla presidenza dell'autorità portuale. Sì, è difficile non fare il bis, va bene, dai, vedremo, dai. Tanto io ti ho detto, e l'ho detto un po' di... È inutile fare qua a questo punto pianificazioni troppo ampie, perché poi arriva una mail e ti crea problemi. Le condizioni ci sono tutte, basta che non arrivi in altra mail. Quindi c'è la voglia. Sì, sì, la voglia c'è, la voglia c'è. Dunque, ancora tra gli applausi di una cinquantina di dipendenti dell'Authority, Zeno D'Agostino ritorna al lavoro, passato in rassegna il fotomontaggio della sentenza del TAR del Lazio che ha sconfessato l'ANAC con il titolo "C'è solo un presidente". Il manager veronese, dopo la misura della temperatura in ossequio alle norme Covid all'ingresso, rientra nel suo ufficio. Sono trascorsi 29 giorni da quel giovedì 4 giugno in cui fu esautorato dalla presidenza. 4 giovedì dopo ritrova la vista dell'arsenale dal suo ufficio, il disordine ordinato sulla scrivania, mai nemmeno toccata da alcuno, e i progetti sul tavolo da lavoro. Le profondità del molo settimo, guarda che anche qua gli altri se le sognano. Sembra un po' di piazza però in questo momento. Guarda, però ti posso dire, guarda che roba, guarda che roba. Da 17:34 a 18:42. Io parlo sempre del retro, ma insomma anche sul mare. Infine, come ogni volta in cui arriva in ufficio direttamente da Verona, il rito del caffè, questo inevitabilmente più dolce degli altri. Biscotto, è dolcissimo, tra l'altro. Purtroppo per gli amanti del caffè, ma io metto 2-3 cucchiaini di zucchero dentro, quindi sì, sono ignorante su questo.